pasta lievita e non è pizza, non ha provato a cenere. C'è ancora la sensazione che prova se vai ai fornelli e se riusciamo a cenere il bollitore, perché visto che abbiamo tutta la manovalanza, volentieri poi spadellevamo e facevamo. E due parole, anche se mi conoscono tutti in virtù di un programma televisivo che si chiama Le Mani in Pasta, o qualcuno sì, qualcuno no, è uguale. E non è che nasco solo, anzi, per molti anni ho un po' rinnegato la mia mamma e la mia nonna, che fin da piccola mi avevano insegnato a fare la pasta fresca. Quando c'è qualcuno che ha scritto, non so, in un'intervista, con lo sgabellino, con il mattarellino, faceva la pasta, è vero. Era un po' un passatempo, devo dire che la mia nonna è stata la prima maestra, perché ormai non cucina più, perché ha la bella età di 95 anni, però fino a qualche anno fa andava di mattarello. Qui nelle nostre zone, adesso si sta tornando, ma una donna se non sapeva fare la pasta, mancava. Era una mancanza, quindi farina e uova, o farina e acqua in questo caso dello strozzaprete, pasta fresca. Sono cresciuta con la tagliatella, il ragù e i cappelletti, o i tortellini Emilia, è un'altra cosa. Dico così perché ho sposato un emiliano, quindi c'è un po' di diatriba. E fa lo cuoco, fa lo chef pure lui. Cucino a casa, abbiamo trovato una soluzione. Lui fa la spesa, cucina, pulisce la cucina, cuoce i cani e dà l'aspirapolvere. Va bene, no? Cosa manca? E gli do sempre ragione. Soltanto cucina come cose. Lo dico tutte le volte quando sono con lui, perché c'è il tuo marito. Sempre. Però cosa succede? Che lui lavora in albergo, quando torna a casa cucina come se fosse in albergo, siamo in due, mangia tutto il vicinato, quando volete venire c'è sempre un posto a tavola. E ci dà l'indirizzo. Ma neanch'io, eh? Allora, pasta, due parole, un attimino serie sulla pasta, perché direi che è una grande cultura italiana. Anch'io personalmente, se per un po' di anni, anche di più perché sono ben 36 anni che sono in cucina, ho cominciato a 13-12 anni e non l'ho mai lasciata. Il mio posto è qui, alla stufa o nella cucina. Poi è capitato il resto. Quindi, in molti anni ho seguito maestri, persone che volevo imparare, per imparare bisogna andare da chi ne sa di più. E anche perché poi la cucina, oltre a cultura e moda, c'è stata la cucina fusion, la cucina asiatica, cioè le proviamo un po' tutte per vedere o per imparare. Poi si gira e si ritorna all'origine. Si ritorna a casa, si ritorna a ritrovare le ricette del territorio e quindi sono ritornata a rivalutare quella che è la pasta, anche perché quando andiamo fuori o all'estero ci accorgiamo che per noi è scontato. Se magari venite del sud non è la tagliatella, sarà l'orecchietta o i cicatrielli, non lo so, abbiamo tantissimi tipi di pasta, ma per noi quello che è scontato che si mangia tutti i giorni, all'estero ce lo invidiano tantissimo. Quindi sapere fare una buona pasta con farina acqua, farina e uova sicuramente è un grosso valore. Solo in un menù italiano troviamo l'antipasto, i primi e i secondi, i primi all'estero non esistono, da nessuna parte direi. È sostituito o viene utilizzato in un'altra maniera. In ogni zona c'è la sua pasta, nel senso che abbiamo, prima non a caso ho detto cappelletto, tortellino, però poi la fantasia e la possibilità di creare, facendo della pasta in un ripieno, domani vedremo una pasta ripiena, possiamo fare tantissime cose. La pasta di oggi è una pasta povera che nasce di strozzapreti, di strozzapreti in dialetto, perché hanno una spiegazione anche storica. L'Emilia Romagna è sempre stata, poi in maniera particolare proprio la Romagna fino alle Marche, sotto lo Stato Pontificio, quindi erano tutti, avevano il fattore o erano sotto, diciamo così, che l'orto o chi aveva mezzadria poi dovevano pagare alla chiesa. Quindi venivano a riscuotere l'opolo e guarda caso capitava sempre quando era l'ora di pranzo. È
essendo una pasta semplice, povera, fatta solo con farina e acqua, neanche uova, era una pasta che veniva fatta, impastata, riposare 5 minuti mentre si metteva sull'acqua e fatta con le mani. E questo, adesso lo vedete, questo modo di fare questa pasta, che è proprio questo qui, era un po' che mentre la donna che impastava smoccolava per sé che ti andasse di traverso, ma ti cercavi un kenkuk, ma che ti ciappa che vaga da traverso, il dialetto, cioè che ti prendesse un male, che ti andasse di traverso e quindi lo strozzaprete. Poi in altre regioni c'è lo strangolaprete, oppure cambiano nome, ma concettualmente è sempre farina debole, una farina semplice, non deve essere una farina carica, e nel senso che con i lieviti è fondamentale parlare di W, piena farina biscotto, 120-130. Al giorno d'oggi, siccome una volta sicuramente era una farina che era quella del terreno che c'era attorno a casa ed era, e si faceva tutto con quello, lo strozzaprete, la pasta all'uovo, la piada veniva fatta quando finiva il pane, perché si cuoceva una volta ogni 10-15 giorni nel forno in comune, tutti quanti, quando finiva gli ultimi 2-3 giorni la pagnotta di pane si impastava la piada. Anche lì è farina, acqua e strutto. Non c'è lievito, non c'è. Allora adesso mi va, ma per consumare gli esuberi faccio la piadina. Fai un'altra cosa, non fate la piadina. Non chiamate la piadina, inventatevi un altro nome. Se no, mi scandalizzo un po', la piadina non ha lievito, al massimo c'è una punta di bicarbonato. Che in Riviera non usano, fanno la piada sottile sottile. Più andate, se voi mangiate la piada andando verso Cesena o verso Ravenna diventa più spessa, se voi andate fino a Riccione è sottile sottile che sembra quasi il pane ciabatti indiano, cambia completamente e anche lì non mi dico se c'è un delirio, tanto sarà come la pizza basse, no? Ognuno c'ha la sua, però vanno bene se fate con un rispetto per il prodotto. Quindi farina debole, acqua, al giorno d'oggi c'è chi ci mette su un chilo di farina anche un uovo, è facoltativo, sicuramente il passato non c'era. Io ho fatto preparare a quelli che impasteranno, e poi lo faremo, c'è la pesata che è 400 g di farina zero normale, potreste usare anche una 1, anche una farina macinata a pietra. Io avevo menzionato ultimamente, non so se le provate, ma sicuramente le conoscete, si fa riferimento anche alle farine che hanno una tradizione di grani che sono stati dimenticati. Prima di tutto il senatore Cappelli, che ormai si conosce, però per esempio in zona c'è il Gentil Rosso, adesso ultimamente il Monococco, quindi sono grani che costano di più perché hanno una produzione molto più limitata, che in passato ci si è dimenticati volutamente perché a livello industriale o tecnologico era troppo fatica raccoglierli, perché la spiga deve avere una certa altezza e poi devono dare una grande resa, perché più mi rende più poi riesco ad avere un quantitativo maggiore. Quindi una farina debole. Io ho provato a farli anche con del farro, del camut, delle farine alternative, però nella percentuale di un terzo, perché essendo molto più povere un minimo mi deve legare la pasta, l'impasto. Quindi di conseguenza metto sempre una percentuale di farina bianca e un po' di semola e poi un terzo lo sostituisco magari con quest'altra farina per avere una consistenza diversa. Metto la semola perché mi dà un po' più di corposità, mi rimane più al dente. Io lo faccio per un problema a volte di servizio, cioè quando cucino per 150-200 porzioni di strozzaprete, lo butto giù, cuoce velocissimamente perché sono farina e acqua, lo tiro su, lo sfadello, ho bisogno che mi mantenga, se mi rimane qualche minuto in più tra la padella e tra il bollitore mi si scioglie. La semola invece mi dà quella consistenza che lega un attimo di più a una maglia diversa e quindi mi rimane sempre il dente. La semola la uso anche da spolverare nello sforno per tirare la pasta e per dargli la forma. E vedrete che a livello di tirare di mattarello è anche una di quelle cose che faccio fare all'inizio perché è abbastanza semplice, è una pasta un po' più morbida, non importa che sia sottilissima tipo una pasta ripiena che invece faremo domani, e di conseguenza è più facile lavorarla per chi deve cominciare le prime volte. Allora, come siamo messi per i fornelli?
Ok, allora intanto comincio ad impastare con loro. Poi la salsa la vediamo, cioè che è una salsa veloce, semplice. Essendo una pasta di un sapore neutro, vuole salse robuste. Il classico è il ragù di salsiccia, ma io ho fatto tipo un ragù, oggi faremo salsiccia e pomodorini e avevo messo spinaci, mi sembra, ve lo dico. Sì. E però è un sugo che si fa mentre la pasta cuoce, o altrimenti il classico qua in zona con le canocchie. Le canocchie è un crostaceo, si chiama panocchie in certi, oppure cicala di mare, perché noi poi abbiamo questa cosa, no? Cambiamo il nome a tutto, facciamo 100 km, se lì si chiamava così non si chiama là, se poi dobbiamo andare al macellario, macellario è delirio, uno non sa più cosa deve comprare. Quindi quindi salse robuste, può essere anche soltanto pomodorini, guanciale, peperoncino, pecorino. Voglio, cioè non deve essere una cosa delicata, può essere un piatto un po' di sostanza. Ok, allora disponete le due farine a fontana, classico, no? La ricetta che si parte. Mentre voi siete lì che impastate, e la Flavia, vedete che è lì pronta, che fa il controllore, la quantità dell'acqua è proporzionata al tipo di farina. In linea di massima su un chilo di farina, con questa miscela qui, un mezzo litro. Buco al centro, abbastanza basso e largo, si comincia a prendere la farina partendo dall'interno. Penso che molti dicono, posso farlo in una ciotola? Vabbè, la possiamo fare anche in una ciotola. Ma la vera Zora Romagnola lavora sul tagliere, ovvero impastatore. La paura qual è? Vi si rompe la fontana, fatela bassa e larga. E magari se avete le uova, tipo domani, ci procuriamo un po' di forchette, perché prima si rompono le uova e si prende la farina dal centro e poi si impasta. Un'altra cosa, c'è chi ci mette, e vi spiego anche perché, il pizzico di sale nell'impasto. Non c'è qua il sale, possiamo far senza. Io non lo... Dai, ce l'abbiamo fatta! Vedi che ci voleva un ingegnere? Ha preso? No, Andrea non fa più pizze. Grazie al gas. Ah, scusate, quello è uscito. Impastate, adesso vedo che ormai ci siete,
quando avete raccolto tutto lo lavorate schiacciandolo verso il tagliere, come si fa poi per l'impasto delle paste lievitati, per renderlo liscio, perché anche se è una farina debole un po' di glutine c'è, più lo impastiamo più si sviluppa. Non vi devo certo dire queste cose, mi astengo da ogni cosa, anzi devo imparare da voi, quindi... Allora, zero, io uso una farina zero, diciamo che zero doppio zero non è proprio che ci sia una grandissima differenza al giorno d'oggi. La 00 è indicata per la pasticceria, ma non, se non ce l'hai usi anche una zero, il grado di cioè una volta c'era proprio differenza tra il fior fiore, veniva chiamato che era la doppio zero rispetto a una zero che era quasi una 1. Quindi io personalmente, anzi ultimamente mi sto spingendo, facendo delle prove, tra oggi e domani non ci so, non le ho, le abbiamo previste, ma sto utilizzando farine, chiamiamole alternative, in che senso? Per ottenere e per avere, siccome lo sapete meglio di me che ultimamente abbiamo un esubero di consumo di farina solo grano, poi in realtà ci sono tantissimi altri cereali. Quindi per un discorso di gusto, per un discorso di anche a livello di alimentazione, per inserire più fibre, e moltissimi cereali poi hanno componenti a livello di sali minerali, proteine completamente diversi, quindi usare la farina d'avena, sto facendo delle prove con farina d'avena, farina di riso, farina di miglio, farina di quinoa, le farine TEF, ce ne sono tantissime. Quanta semola? Di solito su un chilo faccio 700 più 300 di semola, un terzo. Quindi abbiamo messo un po' meno per comodità di peso per dare a modo tutti. Inizialmente una volta era solo farina e acqua, ma una farina normale, quella che si trova al supermercato, vero, lo sapete meglio di noi, è troppo. Allora quando mi rivolgo a un pubblico che non sono i professionisti, perché io quando faccio grosse produzioni ho già una farina bilanciata per la pasta, perché come c'è la farina bilanciata per il lievito, c'è una farina bilanciata per la pasta, perché la farina per la pasta deve avere pochi W, ma deve avere un PSUL alto, perché l'elasticità, anzi la estensibilità, il termine esatto, mi serve. Non tanto per lo spruzzaprete, ma quando faccio la pasta all'uovo. E quello che vi dicevo prima, il sale, personalmente nel tempo non glielo metto più, perché fa fatica a sciogliersi, perché il sale ha bisogno di un liquido, e l'uovo è sempre un pochettino più vischioso, fa fatica a sciogliersi, e innesca un meccanismo di plasticità che mi aumenta quella elasticità che io non voglio, tant'è che una volta che ho impastato la devo fare riposare, quindi di conseguenza se prima glielo mettevo, quindi ci sono delle alcune ricette vecchie, adesso non glielo metto più. È un piccolo particolare che quando cominci a fare grandi produzioni, o siccome, come dicevo prima, cerco di farmi la risposta. Anzi, per esempio, per lo sfondo io uso di solito la manitoba, scusate, la semola, ma se avete anche la manitoba va bene, perché rimane più, raccoglie un po' più l'umidità, mi rimane più staccata e non mi va a cambiare. Una volta che la pasta è liscia, e ci siamo, si fa riposare 10 minuti, perché adesso mi stacco le braccia. E poi vediamo la posizione del mattarello, perché lì c'è la posizione. Allora, abbiamo della pellicola? Sì, qui. No, è quella lì. Pellicola. Composition. No, cartolina. La... Se loro... è diventata liscia, avete il tagliere pulito? Ma ci manca il tarocco. Adesso ve lo passo. Allora, passiamo. No, gli mettiamo un pezzo di pellicola per evitare che faccia frosta, e per le pasta, non si può fare.
che fa. No, questo. Scusa, ci ripeti le proporzioni? La proporzione è 700 farina 0, debole per intenderci, 300 semola. Poi ci sono certe farine già calibrate, speciale per pasta, non sono altro che semola, anzi rimacinato, che è più sottile il termine esatto, e zero unite insieme. Però di acqua quanto basta? Bravo, perché dipende dall'umidità, dal tipo di farina, quanto assorbe. Devi avere una consistenza... Così, va bene. Scusa, è acqua quanto le prende? Brava, guarda, te lo passo, un pezzettino di pasta, questa è la sua consistenza. Fatelo girare, ne ho messo un pezzettino, sennò dovevamo buttarlo via tutto dopo. Adesso te lo dico. Allora, giustamente la signora ha chiesto, ma se utilizzo la macchina? Io la macchina no, io allora, qua in zona, voi scommetto che avete l'Imperia, poi lui l'acciaio, oppure il pezzo del Kempton o del Kitchen. Da noi si sono evoluti i nostri ristoratori, i nostri chef, abbiamo la macchina della pasta con i rulli di legno. Legno. C'è un produttore qua in zona che fa il rullo di legno, quindi tu hai che fa da 20 fino a un metro come misura, ed è una sfogliatrice da banco, nel senso... Sì, sì. Allora, se usate le due parole prima di cominciare con la salsa e con tirare la pasta, là c'è troppa gioia, troppa gioia porta il pianto dopo, Quindi adesso gioia poco, dopo quando mangiamo gioia. Allora, se dovete usare la macchina, due o tre accorgimenti, fate la pasta, la spezzate in tanti piccoli pezzi, spolverate bene con semola, perché la semola vi dà una rugosità che vi serve, visto che poi con i rulli d'acciaio andiamo a perdere quella rugosità che invece ci dà il mattarello di legno, il tagliere e soprattutto le mani. Io adesso dico una cosa che forse a qualcuno può non piacere, ma il sapore diverso e il risultato finale di un impasto diverso dall'altro dipende dalle mani, dalla sudorazione delle mani, dal calore che hanno le vostre mani e da come le impastate in una cosa fatta a mano. A maggior ragione, quando lavoro di mattarello, non è solo il mattarello, ma la pasta è a contatto con la mano. Vi lascio le mie impronte digitali, mi viene da dire, concettualmente. In una macchina non è così. Quindi, tanti piccoli pezzi, fate le palline e riposano. Una volta che ha riposato si schiacciano leggermente e cominciate a passarle abbondantemente infarinate. Cominciate a passare però il primo pezzo fino all'ultimo. Stringete la macchina e passate ricominciando dal primo. Così cosa avete? Che tra il primo e l'ultimo pezzo c'è qualche minuto di riposo. Poi, se ho messo la pasta in un verso, la volta successiva la giro dall'altra parte. Quindi, no, non la devi piegare, la pieghi, aspetta, nei primi giri tu cominci da 10, poi passi a 7, ancora è corta. La devi, la fai per il lungo, la volta successiva la fai dalla parte opposta. I primi due o tre giri riesci, poi a un certo punto è così larga quanto tutto il... E adesso? Dai, la posso, dai, beh. Io glielo do ancora. Quindi di conseguenza anche il fatto del lavoro, perché io quando tiro col mattarello, tiro. Allora, ascoltatemi un attimo. Quando si lavora col mattarello a mano, voi avete la vostra pallina, adesso vi faccio vedere, schiacciate dal centro delicatamente, andate verso l'alto. Poi si fa un giro in senso anti-orario di un quarto. In quattro volte riesco a ottenere la mia pasta schiacciata che rimane tonda. Inizialmente si fa questo. Poi a un certo punto, quando la sfoglia, domani lo vedremo meglio con quella all'uovo, diventa più larga, si arrotola anche attorno
al mattarello, quindi io schiacciando con le mani, il movimento è questo, vado ad allargarla e devo spingere, e soprattutto, come dicevo prima, con scusate ma i nomi è possibile che li memorizzo tutti in una volta. Quando si lavora non è un movimento solo di polso, ma la forza del lavoro del mattarello parte dalle spalle. Altra cosa, posizione, davanti al tagliere, questo è un po' basso, voi andate meglio perché è un pochino più alto, e è in giro. Leggermente le gambe intaccate perché il baricentro. Allora, adesso vi metterete a ridere, però voi provate a fare 30-40 uova di spoglia. Me lo dite dopo il primo giro come avete la schiena. Allora, baricentro, lo dobbiamo spostare leggermente, e divaricate e leggermente piegate, fuve leggermente in avanti, così non carico sulla schiena, perché sennò vi fa male dopo i primi giri pazzesco, e la forza parte dalle spalle, non dai polsi. Quindi di conseguenza questo movimento non è che io sto così, dovete stare dritti, perché sennò vi distruggete la schiena. Io ve lo dico da chi lavora in cucina da tanti anni, e i fisioterapisti godono da morire, non so se c'è qualche fisioterapista qui, avremmo bisogno noi alla sera di qualcuno che ci dasse una raddrizzata. Allora, 5 minuti a fare riposare la pasta, nel frattempo vi parlo della salsa. Io qui ho preso la salsiccia, vediamo un po' di sale da vicino, così all'aglio. E qui c'ho già un coltello. Allora, il fondo può essere aglio, può essere cipolla, può essere scalogno. A me piace lo scalogno sia come sapore perché è leggermente più dolciastro ed è un prodotto che qui in zona negli ultimi anni ho ricominciato a coltivare, perché fino a qualche anno fa era solo francese, per nulla togliere, però voglio dire, gli scalogni marinati all'aceto balsamico, li avete mai mangiati? Sono una roba divinosa, buonissima. Ed era una preparazione in vetro che veniva fatta nelle case durante l'inverno, alla fine della Romagna, all'inizio dell'Emilia, che poi veniva servito con i bolliti. Questo scalogno dolce fatto con un po' di aceto, quindi agrodolce, buonissimo, oppure con i formaggi. Qua per esempio c'è lo squacquerone, che è un formaggio morbido dolce, ma anche ci sono alcune produzioni di ricotta, quindi questi sapori ci stanno benissimo. Allora, non abbiamo lo scalogno, usiamo l'aglio come viene ugualmente, qualche spicchio d'aglio, questo qui è un aglio fresco, quindi si può usare tutto, è buonissimo. Facciamo direttamente in padella la salsa, adesso in più non so se abbiamo una padella, no, mi sono solo due, va bene. Posso metterlo anche a pezzi grandi e poi toglierlo, così non... Cioè io lo amo molto, vi dico la verità, lo lascio, lo mangio, lo faccio in diverse maniere, però poi lavorando a volte mi capita, ma ce l'hai, ma sono allergico all'odore di qua, però direi che è uno dei prodotti buonissimi, più un antibatterico naturale, mi viene da dire, meglio dell'aglio cosa c'è. Quindi si fa rosolare, che sia aglio o scalogno, se lo volete togliere lo lasciate a pezzettoni, che poi lo togliete, oppure lo tritate in piccoli, lo fate voi. Un po' di olio extravergine d'oliva, no burro, no olio di semi, olio d'oliva. Facciamo rosolare, voilà, ci abbiamo i fornelli. Oggi se magna. Allora, i pomodorini, poi prendiamo magari uno, li tagliamo al 4. Sì. La salsiccia la peliamo, quindi potreste prendere anche la pasta di salsiccia, che è già pronta, cioè la macellaio, la chiedete. Andiamo a pulirla. Questa è veloce, veloce, è una cosa... Per caso abbiamo anche gli spinaci freschi? No, li ho visti. Li avete visti gli spinaci? Dai un'occhiata in frigo. Guarda che
Io farei guanciale, asparagi, fior di zucca, salsiccia, asparago, no, mi... Ascolta, puoi fare quello che vuoi, perché non è, però ce lo vedo meglio, giusto, poi... Allora, nel frattempo ho i miei due validi collaboratori, grazie, è un onore. Mica, come si dice? Allora, cominciamo a tirare la pasta, ne prendete metà. Riuscite a seguirmi da di qua? Allora, con la farina e l'esubero che avete, una spolverata al tagliere, ok? Quando ci siete partiamo insieme. Non chiacchierate fra di voi, ascoltatemi a me, anche se siete a distanza ce la facciamo. Allora, metà pasta, leggermente schiacciata, spolverata di semola o farina, quella che avete sopra e sotto. Mattarello, voi utilizzate, se vi mancano dietro ne ho portati, ci sono altri mattarelli. Cominciate, guardatemi un attimo, cominciate dal centro, schiacciate verso l'alto. La pasta si sposta verso l'alto, va bene, non succede niente. La riportate giù, però gli date un quarto di giro. Adesso vi faccio vedere. Io vado verso l'alto, un quarto di giro, e me la riporto di fronte. Dandogli un quarto di giro, mi verrà tonda. Non viene tonda le prime volte, è lo stesso. La macchina la fa quadrata. Vedete che la pasta è molto morbida e si tira molto velocemente? È una pasta che va quasi un po' da tutte le parti, va bene così. La tirate deve rimanere, diciamo, sui 5 mm. Spolverate, se no vi si appiccica. Allora, alcuni di voi hanno fatto la pasta abbastanza dura, non vi si appiccicherà. Quelle che sono più morbide, vedete di spolverare, perché altrimenti vi si appiccica tutto al mattarello. Appiccica, l'italiano appiccica? Sì, sì, sì. Ah, bravo, devo fare ripetizioni, scusa, sta secca. Bravo, bravo. Ah, bene, grazie. Grazie. Allora, questa già basta, vedete? La pasta, io l'ho alzata per farla vedere, la spoglia non va girata mai sopra sotto. La mia nonna mi cicchettava, ma diceva, non è la piadina, cioè la piadina la puoi staccare, la pasta no, solo col mattarello, ma perché è un fondamento, col mattarello arrotolata, perché se no si rompe, solo per quello. Cioè questa non è la pasta lievitata che c'è, cioè, che tu devi sbatterla, renderla e la... Ecco, sì, quello lì lo vediamo domani, è lo schioc, la schioccata attorno al mattarello di legno. A questo punto... Va bene anche Italia Pizza se ce l'avete. Io ancora non ho mangiato, manco una pizza, ben colpita, poca crema. Io e te aggiungo, neanche un pezzettino di più. Zero, zero, zero. Adesso ci fanno lì. Allora, dobbiamo tagliare delle strisce di
un centimetro. Adesso passo. Vai te. Allora, nel frattempo qua sta rosolando salsiccia con un po' di aglio. Ci siamo, eh? Ah, l'abbiamo messo aglio, peperoncino vai, lo puoi mettere. Però con la salsiccia c'è già il pepe, io andrei con... poi ci mettiamo il pecorino, c'è già il pepe. Però lo metto, io mi trovo che è fresco, dai, che non devi freschi. Allora, non deve essere troppo sottile, non deve essere troppo sottile, allora tagliamo una striscia di 1,5 centimetri, 1 centimetro, guardate, adesso poi passo. Una mano, una avanti e una dietro, diciamo così, faccio ruotare, certo, aspettate, vi ho mostrato dei cartoni, li avete? I lastoni di cartone, dove sono finiti? Sì, ma voi li ho dati là, ecco, ne mettete uno ogni due, allora, la pasta è umida, quindi se io metto sulla plastica, sull'alluminio, sull'acciaio, non traspira, mi fa l'umidità e mi si attacca, quindi un vassoio di cartone spolverato con un po' di semola o farina e mentre li faccio, già li faccio cadere qua dentro, adesso passo anche da voi. Il lavoro sarebbe questo, fatto più piano, capite perché strozzapreti? Quindi, questo, non faccio altro che arrotolare la mia strisciolina, allora mano destra indietro sul palmo, con in mano la striscia e la faccio ruotare sulla mano. Ok? Assomigliano un po' alle croppie, sì, ma la cultura di questa pasta è sempre la stessa. Se vai in Umbria ci sono i strangolapreti, li chiamano, anche se vai verso il Trentino e sono simili. Strangotti, ecco, bravo, sbagliato. Non c'è bisogno che siano regolari, ma no, è leggermente diverso. Allora, io adesso per far prima faccio un'altra cosa. No, è che quando devi fare tanti, perché non mi dite che se fate la pizza per 5 in una maniera, le fate per 100, è la stessa, un po' cambia, no? Cerchi di velocizzarti. Come la tagliatella, però in un colpo le taglio tutte. Non sono regolari, vanno bene, non c'è problema. Allora, facciamo salare la salsiccia finché è bella croccante, poi vino bianco e poi pomodorini, sale, pepe, se abbiamo i spinaci, fogli di spinaci, se no mettiamo un po' di tivo, un po' di erba aromatica, giusto per dargli un po' di profumo, ok? No, no, crudi, tu, lo spinacio, la rucola, da noi c'è anche un'erba in questo periodo che si chiama... No, sì, c'è anche il tarasco, ma l'altro l'ho usato per le farce, ho messo all'interno. Oddio, volevo dirlo troppo veloce. Strigoli, non so se ne avete mai sentiti, è un'erba che cresce ai bordi dei fossi e si fa proprio una... No, è proprio un'erba che ha una foglia stretta e lunga e si fa tipo un ragù veloce in padella, solo di verdure.
dell'aglio, della sedano e carota e con un po' di pomodorino e vieni e si fanno solamente le tagliatelle, c'è solo in 2 mesi dell'anno in questo periodo. Vedete, questo è lo strozzapete, vado a fare un giro lì. Yeah.
Ci mettiamo un po' di timo per dare un po' di profumo. E si può aprire questo? Perché c'è questa differenza di colore? Come si chiama? Non messo più farina. Speriamo che sia la farina. È la Parodi. Non è perché c'è la farina. Hanno infarinato per poco. Lei gliene ha messa di farina. Col fatto che le ha ripiegate gliene ha messo un... Penso io, non so mica. Molto meglio lo chiediamo. Sì, sicuramente. Thank you.
La pasta è questa? No? Stanno nel bollitore. Però c'erano altre eccezioni. Bollitore con tutti. Quindi mi conosco. Ecco perché nei ristoranti può uscire fare in modo che il cliente sceglie questo tipo di pasta. In modo che a me piace lui. L'acqua di cottura per saltare la parte è fondamentale perché è acqua piatto. Avete visto? Io cerco di raccogliere lasciandoli la farina. Se li lasciate anche un altro, non si asciugano un po'. Mi pesce.
però se andiamo tutti là è un casino, se invece di andare tutti là passassero. Perché non passi per fare. Dai. No, 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 si fa un macello. Che squadra, che squadra! Bravo! Bravo! Dai, vai, prendi tu, dai, prendi tu, dai, prendi. Oh, ho visto quando arriva. Quando c'è che me va bene. Eh? Vabbè, dai. Via, 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 via. E beh, qua qui dietro ti sei messo a lavorare, lavora, dai. A noi. Arriverà. Arriverà. Dai, continua a passare, dai. Dai, facciamo il passa. Vai, però. Vai, continua, ormai ti sei messo a lavorare, sì. No? Ma tu sei sciupato, non te la puoi mangiare, dai. Sì, l'ho visto, stava di pasta. Oh, dai, no. Una a me, una a te, forse ci possiamo pure fermare. Pare che di qua prima che finisco. Come sono? Oh, non parlate di nessuno, non parlate niente. Buoni. Buoni? Basta, la mangiare l'altro. Vai di là, va. Stavo cercando. No, no, mangi. Ma dai, dai. Grazie mille. Vai tranquillo, dai. Questo sarà un 40.
Ma deve avere un pomello solo e non due. Quando ne ha due devi portare da pasticceria. Perché quando io devo tirare la devo arrotolare, la arrotolo da questa parte. Se qui c'è il pomello mi si piglia e mi si rompe la pasta. Concetto della misura veramente. Se quello è 1,40 lei alza 2 metri. Allora questo è mio, io mi trovo